girando l'Italia, incontrando tanti volontari, tante volontarie, ho nel cuore ognuno di loro, ho nel cuore le famiglie, ho nel cuore i sofferenti, gli invisibili, gli ultimi, per i quali le misericordie da 8 secoli sono al loro servizio, al servizio del prossimo. È a loro, ai volontari, soprattutto coloro che sono impegnati nelle misericordie d'Italia, che il presidente nazionale Domenico Giani rivolge il suo augurio nella Settimana Santa. Quest'uomo, no, il Cireneo che si fa carico, un uomo della strada che è stato preso e gli è stato chiesto di portare la croce, di aiutare Gesù a portare la croce. Ecco, pensando al Cireneo, pensa a tutti i nostri volontari che, ripeto, da 8 secoli ogni giorno si fanno carico della croce dell'uomo sofferente. Quindi l'augurio è perché continuiamo su questo spirito, lo spirito del Signore, lo spirito del Vangelo, lo spirito del fondatore, San Pietro da Verona, che attraverso le opere di misericordia appunto chiese a quei fedeli del tempo, no, di salvare la fede, di salvare la persona. L'augurio è assieme al correttore nazionale delle misericordie, Sua Eccellenza Monsignor Franco Agostinelli, da Arezzo ed in particolare dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie, luogo caro alla cittadinanza aretina, perché luogo di antica tradizione, addirittura nella tradizione pagana, perché qui venivano appunto per i culti pagani che San Bernardino riscattò, ecco perché recuperò alla tradizione cristiana questo luogo dedicandolo alla Madonna, Santa Maria delle Grazie, appunto il santuario che oggi viene così, ecco, venerato. Mi unisco volentieri agli auguri del Presidente prima di tutto per esprimere il mio augurio, il mio compiacimento anche, perché i volontari sono per noi, vorrei dire, compagni di viaggio, ma sono anche testimoni che ci aiutano a vivere il nostro presente in conformità e in coerenza con la scelta della nostra fede. E mi auguro che veramente, ecco, la fede possa essere elemento costitutivo del nostro cammino. Così siamo nati fin dai tempi 1244, quando iniziò il percorso delle misericordie, e mi auguro che la fede veramente affianchi il cammino dei volontari, ai quali si chiede competenza prima di tutto, perché ovviamente devono accudire e devono soccorrere gente sinistrata in un modo o nell'altra, però ecco, devono portare anche tanta umanità, e questo vuol dire, ecco, è la fede che può veramente costruire questa sensibilità per portare, ecco, accanto a un aiuto di carattere materiale, un aiuto anche di carattere spirituale. Quindi gli auguri che io faccio che il cammino dei volontari veramente non debba dimenticare queste due dimensioni costitutive, la nostra storia, costitutive del nostro passato, ma certamente anche del nostro presente. Questo vuol dire rigenerazione, questo vuol dire, lasciatemi dire, siamo nel giorno della Pasqua, vuol dire Pasqua di risurrezione.